A tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, parto subito con lo scusarmi di non aver pubblicato nulla in questi giorni, ma sono stato veramente indaffarato comunque con l'università e varie altre cose, quindi perdonatemi. Ma passiamo subito a noi. Allora, rapido aggiornamento di mercato sul mondo Inter. I nomi che comunque restano a galla sono sempre quelli di Skriniar, che io personalmente non conosco, e sembra che ieri c'è stata una cena tra l'Inter e la Samp per discutere di questo giocatore. E l'altro è Borja Valero, che a mia sorpresa sembra mettere d'accordo abbastanza tutti. Cioè, nel senso, ho sentito le dichiarazioni di Moratti ed è d'accordo su Borja Valero, ho sentito Bergomi ed è d'accordo su Borja Valero, anche alcuni tifosi comunque sembrano d'accordo con questo colpo. Vari opinionisti che ho sentito in TV sono d'accordo, tutti d'accordo, sto giocatore mette d'accordo tutti. Io sinceramente resto ancora un po' basito su questo obiettivo, perché ma non ci vedo nulla di diverso da Banega. Cioè, oddio, sì, certamente magari Borja Valero è molto più sopraffine come giocatore, però ma staremo a vedere. Comunque, se dovesse arrivare all'Inter, tanto di cappello, io mi auguro farà una grande stagione qualora dovesse venire a Milano. Ma oggi il tema è un altro, ragazzi, perché come avrete letto dal titolo, io farei partire anche l'hashtag "Tutti vogliono la Juve", perché tutti vogliono la Juve, ragazzi. Ieri stavo sentendo Alfredo Petullà sull'aggiornamento di mercato per Bernardeschi, che sembra ormai abbia deciso voglia solo la Juve, vuole solo la Juve, Bernardeschi vuole solo la Juve, Inter snobbata, che se vi posso dire la mia, poco mi interessa, perché Bernardeschi non è che mi faccia poi impazzire. Cioè, sì, è un giocatore mediocre, ma è come tutti gli altri. Cioè, non è che, oddio, se non viene Bernardeschi m'ammazzo, assolutamente no. Però che ieri, ecco, Alfredo ha detto che vuole solo la Juventus, e io stavo pensando, ma qualora dovesse arrivare anche Bernardeschi, no, alla Juve, la Juve avrebbe Dybala, Mandzukic, Higuaín, Cuadrado, che ieri ha detto che vuole restare alla Juve, Piazza, Bernardeschi, che sembra che ormai vuole solo la Juve, quindi prenderanno Bernardeschi. Poi chi altro c'è? Ah, puntano su Douglas Costa, che vuole solo la Juve. L'Inter ha provato a inserirsi, ha offerto addirittura 8 milioni a stagione, da quello che leggevo, ma lui vuole solo la Juve. Ma io mi chiedo, no? Ma tutti vogliono la Juve, cioè mia nonna anche mi ha chiamato e mi ha detto vuole la Juve, mia zia mi ha detto che vuole la Juve, le tartarughe ninja vogliono la Juve, tutti vogliono la Juve. Ma in attacco, no? Che ci sta tutta sta gente. Ma questi che vogliono la Juve, ma non hanno paura della competizione che potrebbe crearsi? Sì, è vero, devono giocare tre competizioni. Però, cioè, nessuno pensa che potrebbe essere una seconda scelta? Allora, premetto subito che non è una cosa che mi porta invidia verso la Juve. Però era un dubbio che comunque avevo. Cioè, nel senso, Bernardeschi vuole la Juve, però comunque hanno lì davanti mostri sacri. Cioè, non so quanto Mandzukic o magari Piazza, che comunque poveraccio è stato infortunato fino all'altro ieri, vorrà giocare pure lui. Cioè, non credo che sia proprio bello essere schiaffati in panchina. Però, ragazzi, da quello che si sente, da quello che dicono, vogliono tutti la Juve. Ragazzi, andate tutti alla Juve, poi certo, meglio
averli gli attaccanti, cioè meglio averli che non. Però c'è comunque questa cosa che nessuno ha paura di essere, ecco, una seconda scelta o comunque di passare in panchina. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Io mi è saltata questa cosa in mente e volevo, ecco, parlarne con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un like, supportatemi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video.